l'hai dietro, lo vuoi? Sono le rotelle che... No, 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 no. Più pericoloso, ragazzi, il capo come in galera, documento. Sì, pagando lì dietro, già teso, è teso? È teso. Bella. Cos'è che è quella? È la foto di quando si è sposato, non vedi come è vestito? Mamma mia! Come corvo! Ciao a tutti, sono Andrea, siamo qui ad Auzate, l'ultima del Master Palzola. È un campionato composto da 22 prove, molto, molto articolato tra le province di Biella, Novara, Varese, e io in teoria dovrei essere il vincitore di categoria. Oggi vediamo se portiamo a casa questo campionato, e tra l'altro oggi va a Levole come prova per il campionato provinciale Novara VCO, di cui dovrei essere sempre vincitore di categoria. E cosa dire, sono qui per la squadra, per l'MTB Cinghios. Ciao! E teniamo alti i colori e speriamo che vada tutto bene per la stagione. Ciao, io sono Rosy e sono qui oggi a disputare l'ultima gara del campionato Master di ciclocross, e sono emozionata perché per me è stata la prima esperienza quest'anno di un circuito di gare agonistiche, però sono anche contenta perché l'ambiente è molto bello, è un ambiente familiare dove l'agonismo è sentito ancora in maniera sana, e il ciclocross è uno sport sano, faticoso ma sano, sei a contatto con la natura, fuori dal traffico e dà soddisfazione. Si fa fatica, ma poi dopo si è pagati. Cinghios, perché Cinghios per me è amicizia e divertimento. Due parole, ecco, per me le principali sono queste. Tutto bene questa prova di Cinghios di oggi che termina il campionato Master Palzola. Provato quasi per gioco, però alla fine è molto divertente. Ti diverti in compagnia, giri con gli altri, non so cosa dire con questo momento. I Cinghios sono tanta roba, un bel gruppo di amici molto affiatati che si divertono, non puntano proprio alle prestazioni, ma al divertimento puro, l'amicizia. Sono felice di farne parte. Com'è, Diego? Com'è? Oggi la vedo una bella impegnativa. Ciao a tutti, sono Massimo Gallardini, corro per i Cinghios. Mi sto divertendo, mi piace. Sono anche competitivo perché mi piace mettermi in competizione, ma più che altro con me stesso. Cinghios perché io arrivo da un contesto diverso, ho conosciuto Marco, che mi ha fatto conoscere il presidente Alessandro Andorno, delle gran brave persone, hanno fatto scoprire un mondo nuovo come quello anche della mountain bike, che io, come ho detto prima, arrivo dalla strada, completamente una cosa diversa, ma mi sto veramente divertendo e sono grato di far parte di questa squadra, sono veramente contento e fiero di portare i colori a Cinghios, perché è come stare in famiglia per me, stare con la mia compagna, mia figlia, è come stare con Cinghios, non cambia niente. Ciao, Giovanni, faccio CX da poco, praticamente 4 gare, però vedo che mi piace, mi diverto, soprattutto per la compagnia,
adesso sono con questa squadra da quest'anno, dei Chingos, un grandissimo gruppo, grandi ragazzi, soprattutto molto simpatici e alla buona, e ci si diverte tantissimo nei loro giri. Grande Chingos e forza sempre Chingos! Entrato nei Chingos e quest'anno ho deciso di fare un po' di ciclocross per variare un po' e per non annoiarmi più, visto che ho sempre fatto gare in salita. Perché i Chingos? Perché più che una squadra, non è una squadra, è un gruppo di amici come forse non ho mai avuto. Quindi posso solo ringraziarli per tutto quello che è stato con loro fino adesso e va bene così. Cambiato, sì, devo provare. Oggi c'è la tensione, l'ultima gara. Ormai. Ciao, sono Diego, siamo qua all'ultima tappa del Balzola, CX, gara sicuramente molto impegnativa, faccio il CX per mantenermi diciamo in forma a seguito poi delle gare mountain bike. Perché Chingos? Perché non cercavo una squadra troppo competitiva che mi dasse da lavorare, ecco, siamo un gruppo di amici che, anzi amici, possiamo anche dire un gruppo, una famiglia allargata. E non mi danno troppe, non ci sono troppe pretese da parte loro e sono davvero contento di far parte di questo gruppo, di questa famiglia. Ecco. Vi auguro a tutti una buona gara e ne vedete delle belle oggi. Ciao!
Minchia, MTB Cinghias! Potresti anche impiantarti, eh!